Da ieri nel campus dell'Università d'Annunzio di Chieti, 1.646 aspiranti medici e odontoiatri sono alle prese con i TalkMed. e l'ultima sessione dei nuovi test per accedere ai corsi di medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria dopo quella che si è svolta in aprile. Il superamento dei quiz in programma ieri, oggi e domani consentirà di entrare nella facoltà a numero chiuso. Simone Guarnieri, docente di fisiologia dell'Università d'Annunzio. Anche gli studenti del quarto anno di scuola superiore possono tentare il quiz. Sì, da quest'anno sì ed è anche secondo me insomma, una grande innovazione. Questo consente di dare più margine, un po' più di respiro agli studenti visto che partecipare, insomma, iscriversi alla facoltà di medicina è comunque un posto molto molto ambito, avere una seconda possibilità insomma fa molto comodo. E poi altra novità sostanziale, prima di chiudere, bandite per così dire carta e penna. Assolutamente sì, possiamo dire che sono delle nuove prove e anche ecologiche insomma, se posso usare questo termine, visto che nelle precedenti prove eh, ovviamente si faceva tutto su cartaceo con anche insomma, un impegno non indifferente da un punto di vista. Il nuovo TalkMed 2023 permette di provare il test più di una volta e di presentarsi in graduatoria finale con il punteggio più alto ottenuto. La piattaforma permette di avere un primo risultato già al termine della prova e dopo 15 giorni di ricevere il punteggio finale. La dottoressa Angela Di Baldassarre, delegata del rettore, alla didattica. Diciamo che il dato positivo è che il ministero sta pensando di ampliare la numerosità dei posti e questo è un dato fondamentale Arriveremo probabilmente a circa 20.000 posti, quindi con un incremento di circa 4.000 posti in più rispetto all'anno scorso. Questi sono dati importanti e che aumentano le speranze dei nostri studenti. C'è un aspetto, secondo me, da sottolineare. Chi non ce la dovesse fare non la deve prendere come una bocciatura. No, mai. No, mai. Sono due prove talk all'anno. L'apertura, come si ricordava prima, ai ragazzi del quarto significa avere quattro chance a disposizione. Quindi innanzitutto le chance sono aumentate e c'è viene meno quell'effetto roulette russa che insomma è sempre brutto per un ragazzo dover giocare in un'unica occasione tutto il futuro di una vita ma soprattutto si può ripetere poi nel tempo il talk se quella è vera, la vera aspirazione dello studente quindi tanta buona volontà tanto studio e purtroppo un caronte che <ride> imperversa insomma avete adottato delle precauzioni per così dire no? assolutamente sì abbiamo mh, fornito Dell'acqua a tutti gli studenti ehm, e soprattutto per qualsiasi evenienza abbiamo predisposto un punto di primo soccorso all'interno dell'Ateneo proprio perché il caldo è veramente fuori dal comune e caldo ed emozione non sono una bella, una bella combinazione.